Grazie. È acceso il microfono? No, mi sentite? Buongiorno, ringrazio innanzitutto. Sì, mi serve una pipa, grazie caro. Ringrazio il comitato direttivo della microfono. Lo tengo così, mi sentite meglio? Bene. Ringrazio il comitato direttivo della sezione di sociologia del diritto dell'AIS, in particolare il coordinatore, professor Pennisi. Ringrazio le organizzatrici in loco a Genova e saluto Alessandra da lontano. Questa non è una pipa, questa non è una relazione, nel senso che non presenterò dati di ricerca come le colleghe che mi hanno preceduto hanno fatto, mi limiterò soltanto a sollevare domande su tematiche che, pur non particolarmente nuove dal punto di vista socio-giuridico e vittimologico, possono sembrare differenti, ma che forse non lo sono poi così tanto, al punto da azzardarsi a chiedere se possa esistere un filo rosso che le lega e che si lega anche con quanto già messo in evidenza da chi mi ha preceduto, in particolare da Francesca sulle misure alternative alla detenzione e da Alessandra con la parola trappola. Non ci siamo messe d'accordo in anticipo. E andrò diretta al punto, anzi a due punti. Si tratta di due fatti di diritto che coinvolgono pratiche dell'amministrazione della giustizia e politiche sociali, da reinserire forse all'interno di un quadro sociale e culturale più ampio per giungere a interrogarsi su presupposti e fondamenti alla base di tali condotte pubbliche. Il primo fatto, apparentemente lontano dal titolo assegnato, mi riguarda l'istituto della detenzione domiciliare speciale. Il secondo riguarda un fatto collegato alla violenza domestica contro le donne, da declinare anche nelle coppie di donne. Con riferimento alla detenzione domiciliare speciale, come è noto, la legge 40 dell'8 marzo 2001, meglio conosciuta come legge Finocchiaro, in tema di misure alternative alla detenzione e tutela del rapporto tra detenute e figli minori, introdusse tra l'altro nell'ordinamento penitenziario l'articolo 47 quinques, denominato appunto detenzione domiciliare speciale, al fine di consentire anche al di fuori dei limiti della detenzione domiciliare ordinaria l'accesso ad una misura domiciliare, appunto, in un'ottica di rafforzamento della tutela dell'infanzia, della fase preadolescenziale, assicurando alla prole delle detenute condannate l'assistenza materna in modo continuativo e in ambito familiare. Ecco qui alcuni commi dell'articolo sulla detenzione domiciliare speciale del nostro ordinamento penitenziario. Ve lo leggo per promemoria. Comma 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni 10, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1 bis. Comma 7 dell'articolo, la detenzione domiciliare speciale può essere concessa alle stesse condizioni previste per la madre anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. In questi casi, l'ordinamento ha fatto prevalere la protezione dell'infanzia e il diritto dei figli ad essere accuditi dalla propria madre sull'esclusiva finalità rieducativa della pena, prevedendo un accesso graduato e diversificato ai benefici penitenziari e soprattutto vincolato ai parametri trattamentali e al vaglio della magistratura di sorveglianza nella sua componente collegiale, cioè il Tribunale di Sorveglianza. La funzione manifesta, di questo
questa norma è quindi quella di evitare che a detenute madri si aggiungessero detenuti bambini. Prima domanda, possiamo ipotizzare anche una funzione latente di questa norma, che parziale risposta ce l'ha già data Francesca prima. Con la curiosità di verificare l'esistenza altrove di un istituto giuridico analogo a questo, ho cercato e l'ho rapidamente trovato nell'ordinamento francese, la Francia come la conosciamo ad oggi, nell'ordinamento penale francese, l'articolo 729.3 del codice di procedura penale. Si tratta della liberazione condizionale genitoriale, si chiama in quell'ordinamento. Leggiamo l'articolo. La liberazione condizionale può essere concessa a tutti i condannati ad una pena privativa della libertà inferiore o uguale a 4 anni, o per la quale la durata della pena residua è inferiore a 4 anni, quando questa persona esercita la responsabilità genitoriale su un bambino di meno di 10 anni, avente la propria residenza abituale presso quel genitore, o quando si tratta di una donna incinta di più di 12 settimane. La differenza tra le due norme, quella italiana e quella francese, è evidente. La nostra detenzione domiciliare speciale si rivolge alla madre, relegando il padre in un ruolo ancillare di sostituzione sia della madre assente che di altri non meglio precisati soggetti a cui affidare la prole. Mentre la liberazione condizionale genitoriale francese si rivolge a tutte le persone condannate. Ed ecco un'inattesa scoperta. Il 9 aprile 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47 quinquies comma 7, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare speciale possa essere concessa al padre detenuto solo se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione in relazione agli articoli 2, 29, 30 e 31, comma 2 e rispetto anche a due articoli della Convenzione Europea dei Diritti Umani, cioè l'articolo 14, divieto di discriminazione, in relazione all'articolo 8, diritto di rispetto della vita privata e familiare. E il Tribunale di Sorveglianza di Bologna sospende il giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Questo provvedimento origina dalla presentazione della richiesta di un detenuto in espiazione di una pena residua superiore a 4 anni, quindi che non poteva accedere ad altre misure alternative, richiesta di un detenuto di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47 quinquies, in quanto padre di due figli minorenni che vengono assistiti dalla loro sorella maggiore e dal suo compagno, dato che la madre dei minori aveva abbandonato la famiglia molto tempo prima. Però la madre c'è. Esiste, è finita anche. L'ufficio di servizio sociale minorenni, pur caldeggiando la ricostituzione del rapporto padre-figli, indica che i minori si recano presso l'istituto penitenziario a rendere visita al padre e vivono comunque in una situazione serena presso la famiglia della sorella. Nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza viene fatto presente che diverse recenti pronunce della Corte Costituzionale ribadiscono che la norma in questione debba intendersi costituzionalmente sorretta dalla prioritaria necessità di assicurare la tutela della prole bisognosa di assistenza genitoriale, anche in consonanza con gli obiettivi internazionali di tutela del minore, e raggiunga tale scopo consentendo a tassative e stringenti condizioni di derogare ai limiti della detenzione domiciliare ordinaria. A queste esigenze la norma, tuttavia, come abbiamo visto, fornisce una risposta differente a seconda che la persona richiedente sia la madre o il padre. Differenza che il Tribunale di Sorveglianza definisce come una radicale discriminazione tra la madre e il padre nell'accesso alla misura in esame, stabilendo una differenziazione tra i ruoli genitoriali che non appare ragionevole alla luce delle evoluzioni sociali che hanno interessato l'ambito familiare, nonché determinando una cornice normativa evidentemente più favorevole
per le detenute di sesso femminile rispetto ai detenuti di sesso maschile, in cui l'elemento discretivo è dato esclusivamente dal genere del genitore. Il Tribunale di Sorveglianza ritiene che proprio il mancato adeguamento della scelta di fondo alle evoluzioni della società e della famiglia sia indice dell'inattualità dell'opzione normativa, al punto da metterne in discussione l'intrinseca ragionevolezza, soprattutto se riferita a misura quale la detenzione domiciliare speciale, in cui l'esigenza primaria non è tanto quella di tutelare la maternità in senso stretto, ma piuttosto quella di garantire la cura della prole in condizioni di sviluppo, nell'ambito di situazioni in cui nel merito il genitore non esprima, come appunto nel caso di specie, non esprima alcuna pericolosità sociale. In tale contesto, continua l'ordinanza, una differenziazione nell'accesso alla misura fondata esclusivamente sul sesso del genitore e dunque slegata da qualsiasi valutazione in ordine alla capacità dello stesso di adempiere al ruolo di cura non appare giustificabile. Il Tribunale di Sorveglianza nella sua ordinanza in tema di differenziazione del trattamento normativo in base al sesso fa riferimento a sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani che a partire dal 2012 hanno ritenuto che per poter giustificare tale differenziazione di trattamento, i riferimenti alle tradizioni, ad assunti generali o ad attitudini sociali prevalenti in un dato paese non siano sufficienti, ma che le differenziazioni sulla base del sesso debbano essere sorrette da ragioni particolarmente pregnanti. Osserva dunque nell'ordinanza si osserva dunque che la inesatta parificazione del padre e della madre detenuti per l'accesso alla detenzione domiciliare speciale sia il frutto di una scelta intrinsecamente irragionevole e fondata su una tradizione culturale priva di effettivo portato empirico che assegna alla madre il principale ruolo di cura in ambito familiare. Domanda. Quindi qualcosa che sembra favorire la donna, come appare la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, in realtà può essere il segno di una lettura diversa? Non sappiamo come andrà la vicenda, perché fino all'udienza tenutasi ieri, 3 luglio, la questione non era ancora stata inserita nel ruolo delle cause della Corte Costituzionale. E perciò, attendendo la sentenza e grazie alle sollecitazioni provenienti da questa vicenda, ho ripreso in mano gli atti del 10° Convegno Internazionale di Vittimologia che si svolse a Montréal nell'agosto del 2000 e desidero riproporre alcune riflessioni svolte da Ezzat Fattah, fondatore della Scuola di Criminologia presso l'Università Simon Fraser di Vancouver, nel corso svolte nel corso della sua lezione magistrale. Perché? Perché a distanza di 24 anni queste riflessioni conservano ancora la loro attualità e mi permettono di collegarmi alla seconda parte di questo mio intervento. Con una domanda. Misure di sostegno rivolte solamente nei confronti di particolari tipi di vittime possono sollevare problemi di equità? Fattah nel 2000 affrontò questioni di etica in ambito vittimologico proprio con particolare riguardo alle tematiche relative alla selezione e all'eventuale discriminazione delle vittime. Egli infatti sostenne che limitando l'accesso a certe iniziative di sostegno e di tutela soltanto a particolari categorie di vittime si corre il rischio che lo Stato formalmente sancisca la distinzione normativa tra vittime riproponendo sotto altre forme l'ineguale trattamento delle vittime stesse. E li proseguì ritenendo che non vi fosse alcuna logica sottesa a tali pratiche discriminatorie, giungendo la maggior parte di esse paradossalmente a contrapporsi agli obiettivi originari che hanno dato impulso alla nascita di iniziative di sostegno nei confronti delle vittime del crimine, e cioè il principio della solidarietà e quello della responsabilità della società collegato al dovere di aiutare e assistere le persone che hanno subito danni a causa del crimine. Entrando così
Nella seconda parte di questo spazio che mi è stato concesso, cioè la violenza domestica contro le donne, a cui aggiungo la violenza nelle coppie di donne, riprendo la nota definizione riportata dalla Convenzione di Istanbul, che designa con violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Anche se l'articolo 4 di tale convenzione precisa che le misure destinate alla tutela dei diritti delle vittime devono essere garantiti senza alcuna discriminazione, fondata tra l'altro sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sappiamo bene che l'espressione violenza domestica è utilizzata al fine di rappresentare i vissuti delle donne vittime degli abusi inferti dal partner di sesso maschile. Questi principi sono poi stati trasformati in politiche, in servizi e in tutta una serie di sostegni di tipo socio-economico, anche se ovviamente purtroppo comunque sappiamo che sono sempre in bilico queste politiche, questi servizi, questi sostegni e non sono mai dati per acquisiti una volta per tutte. E questi percorsi, questi servizi, questi sostegni sono rivolti all'inserimento in percorsi di empowerment delle donne che subiscono violenza. Diamo per scontato che si tratti di donne che subiscono violenza da parte di uomini? Che si tratti soltanto di donne che subiscono violenza da parte di uomini? E se sì, le donne che sempre donne sono, ma che subiscono violenza da parte delle partner di sesso femminile? Anche in questo caso mi avvalgo di un esempio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020, in tema di reddito di libertà per le donne vittime di violenza, visto tra l'altro il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017, è stata prevista una prestazione volta a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà, che sono inserite in percorsi di tutela seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. In analogia a quanto ho esposto in precedenza, ho cercato un equivalente funzionale di tale prestazione, sempre in Francia, mi veniva più facile, che è quella prevista dalla legge 140 del 28 febbraio 2023, le cui disposizioni attuative sono state precisate da un decreto, il 1088 del 24 novembre 2023, relativo all'aiuto universale d'urgenza per le persone vittime di violenza coniugale. Queste persone possono richiedere tale assegno se la loro condizione di vittima di violenza coniugale è attestata da un ordine di protezione emesso dal giudice per la famiglia o da una denuncia oppure da una segnalazione indirizzata al procuratore della Repubblica. In questi due ultimi casi, contestualmente alla richiesta di aiuto, la richiesta di assegno d'urgenza può essere inviata direttamente all'ente che si occupa di erogare la prestazione economica. Stante la differenza nella denominazione delle due norme che ho appena esposto e quindi potenzialmente anche nel pubblico al quale esse si rivolgono, per essere certa di avere ben compreso, ho scritto all'amministrazione francese il 7 giugno 2024, compilando un modulo sul sito del servizio pubblico, chiedendo esplicitamente se una donna lesbica vittima di violenza cagionata da parte della propria partner ha diritto all'aiuto finanziario d'urgenza. Ecco la risposta. L'11 giugno ricevo la seguente risposta. Trovate tutte le informazioni utili sull'aiuto universale d'urgenza su un documento, niente impedisce ad una donna lesbica vittima di violenza da parte della partner di usufruirne. Tramite questo semplice raffronto, che naturalmente necessiterebbe e necessiterà di ulteriori approfondimenti empirici, non si possono non rilevare delle contraddizioni nella tutela della donna in quanto donna. Possiamo chiederci se la grande e giusta attenzione alla prevenzione e alla repressione della violenza di genere
abbia fatto sì che ci si chiudesse nel modello classico, frutto di dinamiche di omogeneizzazione del modello dominante, prestando meno attenzione alla stessa donna quando non rappresenta la vittima perfetta, cioè quale categorizzazione a prioristica dell'idea interiorizzata della vittima, frutto di una precisa gerarchia culturale e di potere. Scusate, non avevo messo la slide sulle differenziazioni. Qual è il modello più in generale culturale, istituzionale, normativo della donna in quanto tale rispetto a questi fenomeni? Possiamo allora interpretare come un'apertura la definizione di vittima contenuta nella recente direttiva 1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, secondo la quale la vittima appunto è quella persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica. L'inciso indipendentemente dal genere mancava nella definizione di vittima della Convenzione di Istanbul e questo nuovo inciso che è stato inserito richiama ancora alla mente le parole pronunciate da Fattah, quando evidenziava che le problematiche che insorgono nell'ambito dell'aiuto e del sostegno a coloro che subiscono reati, di qualsiasi tipo esso siano, possono non dipendere semplicemente dalla carenza di risorse a disposizione, ma soprattutto da conflitti ideologici fra le diverse strutture e fra professionisti. Quindi in tale ottica l'aspetto su cui focalizzare l'attenzione, secondo Fattah, non è tanto la nascita di gruppi speciali di vittime, quanto la strumentalizzazione politica di cui possono essere oggetto, che rischia di far passare in secondo piano le istanze delle quali esse sono portatrici. Così, se la violenza domestica, con la donna che subisce e l'uomo che maltratta, viene annoverata nelle fila della criminalità convenzionale, in quanto plasmata anche dalla percezione corrente che il senso comune, come abbiamo visto, costruisce attorno all'idea di questi delitti, a sua volta influenzata dalle narrative giuridico-formali in un costante gioco di specchi di rimando. Per converso, le stesse identiche forme di violenza presenti all'interno di coppie non eterosessuali, le potremmo catalogare per analogia nella vasta categoria polisemica dei delitti non convenzionali, che per carità sappiamo bene essere un concetto nato in riferimento ai crimini dei colletti bianchi, ma che poi si è modificato nel tempo. In estrema sintesi, in effetti, riscontriamo, oltre al fatto che questo fenomeno è misconosciuto, oltre all'invisibilità che caratterizza particolarmente queste donne vittime, oltre alla loro scarsa presa in carico da parte dei servizi, oltre al loro timore di subire processi di vittimizzazione secondaria da parte delle istituzioni, riscontriamo anche, appunto, non convenzionalmente, ad esempio, il loro timore di subire processi di vittimizzazione secondaria da parte delle donne eterosessuali con le quali possono entrare in contatto muovendosi alla ricerca di percorsi di aiuto e di sostegno. Volendo riportarci, per chiudere, a un discorso più ampio, desidero richiamare in conclusione Simone de Beauvoir, la quale e qui c'è la trappola di cui parlava Alessandra. Tra gennaio e maggio 1947 Simone de Beauvoir fu impegnata in un celebre tour di conferenze negli Stati Uniti e in quel periodo scrisse diversi articoli in inglese, tra cui quello intitolato «La femminilità è una trappola», pubblicato sul numero di Vogue del 15 marzo 1947, cominciando in quel periodo ad interrogarsi in maniera più organica sulla questione femminile. Desidero pertanto riproporvi, per arrivare alla conclusione, un passaggio di tale articolo. Scrive Simone de Beauvoir: «Per quanto mi riguarda, penso che non ci sia mito più irritante e falso di quello dell'eterno femminino, che è stato inventato dagli uomini con la complicità delle donne e che descrive queste ultime come intuitive, affascinanti, sensibili. Gli uomini hanno il potere di dare a simili parole un'accezione lusinghiera, al punto che molte donne si lasciano ingannare da questa immagine. Svelano i misteri dei loro cuori, i segreti delle loro intime emozioni. Con umiltà offrono all'uomo il riflesso dei suoi desideri,
rafforzando il suo senso di superiorità. Ma quando parla della sensibilità delle donne, in realtà l'uomo si riferisce alla loro mancanza di intelligenza, quando parla di fascino, alla loro mancanza di responsabilità, quando parla di capriccio, alla loro propensione al tradimento. Non lasciamoci ingannare. Approfitto, infine davvero, dell'occasione per dare pubblicità a un progetto finanziato con fondi PRIN 2022 PNRR che mi vede impegnata quale componente del gruppo di ricerca dell'unità del CIRVIS, Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza dell'Università di Bologna, unitamente all'unità di ricerca dell'Università Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali, e dell'Università di Palermo, Dipartimento di Cultura e Società. Il titolo del progetto è Dove sono le vittime della violenza nelle coppie LGBT? Agenzie, pratiche operative, interventi per aiutare le vittime, prevenire e combattere il fenomeno. Trovate più dettagli al sito del CIRVIS. Grazie dell'attenzione.